In questo video faremo una breve pratica sugli equilibri. Non ci sei? Preparati in piedi e fronte tappetino. Obliquo verso la colonna, coccige verso il basso. Piedi sotto alle anche. Solleva tutte le dita. Se riesci, aprile bene tutte. Appoggia prima l'alluce e il mignolo e poi tutte le altre dita. Senti bene i piedi a terra. Senti il contatto, comincia a respirare dal naso. Attiva bene i muscoli delle gambe, l'addome. Lascia cadere le spalle oltre dalle orecchie. Al prossimo inspiro, portati sulle punte lentamente. Espira, scendi. Guarda un punto fisso sul pavimento e ancora inspirati sulle punte. Espira, scendi lentamente. Inspira ancora. Espira, scendi. Inspira su. Espira giù. Se vuoi aggiungi anche le braccia, quindi inspiri, ti porti sulle punte, porti sulle braccia, espiri, le riporti lungo il corpo, scendi. Ancora inspiri, espiri giù. Inspiri, espiri giù. Ultimo inspiri, su più che puoi. Espira, scendi più lentamente possibile. Lascia i piedi completamente a terra. Stavolta inspira, porta su sulle braccia, sulle braccia, allungati. Espira, uttanasana, scendi. Inspira, allungati in avanti. Espira, ancora uttanasana. Inspira, vai indietro in plank. Espira, chaturanga, se vuoi ginocchio a terra. Inspira, cobra, urva nuca. Espira, adho mukha. Prendi sempre bene adho mukha, mi raccomando, allunga bene anche la schiena, anche se useremo più le gambe. Con un inspiro ancora solleva i talloni, portati sulle punte, fai salire i glutei, non in avanti, non farli andare avanti. Espira, talloni verso terra. Ancora, inspira su. Espira giù. Inspira su. Espira giù. Inspira, espira, ultimo, inspira sui talloni, espira, portali giù, inspira sui talloni, guardi tra le mani, espira i piedi tra le mani, uttanasana, inspira, torna su, espira giù le braccia, portati se vuoi un po' più verso il centro del tappetino, braccio lungo il corpo stavolta, eventualmente si muoveranno per aiutarti con l'equilibrio. Di nuovo inspira su, sulle punte, resta sulle punte, espira, comincia a scendere, piega le ginocchia, glutei sui talloni e inspira, torna su, resta sulle punte, non appoggiare i talloni se riesci, espira, riappoggia, ancora inspira sui talloni, espira giù, glutei ai talloni, inspira, ritorna su in piedi senza appoggiare se riesci, espira, riappoggia, se riusciamo aggiungiamo, se senti che cade appoggia pure le mani a terra, inspira su sulle punte, espira, glutei ai talloni, scendi. Se riesci, inspiri, appoggi il ginocchio a terra, mi raccomando, senza cadere troppo. E poi, di nuovo, ritorniamo senza toccare con le mani, se riesci. Ritorna su con le ginocchia e inspiri, ritorni su in piedi. Espiri, appoggi. Un altro. Inspira su. Espira, scendi lentamente, concentrati. Inspira, appoggia le ginocchia. Se riesci espiri le stacchi,
E inspiri, ti porti su e espiri e appoggi. Ritorna un po' più in avanti sul tappetino. Sposta il peso sul piede destro. Inspira, porta sulle braccia, porta su anche la gamba sinistra piegata. E espira, braccia dietro, gamba sinistra indietro. Guerriero 3 con le gambe, le braccia però le teniamo indietro. E inspira, ritorni, gamba su. Gamba destra tesa, espiri indietro. Resta, respira qui. Se riesci al prossimo inspiro, appoggi il piede sinistro indietro. Ti ritrovi in affondo, inspiri, braccia su. E poi di nuovo braccio lungo il corpo, espiri qui. Inspiri, ti dai la spinta, ritorni, guerriero 3 con le gambe, braccia indietro. Se riesci appoggi la mano destra a terra, un po' più avanti, un po' più all'esterno rispetto al piede. Ruoti l'anca sinistra, il piede sinistro, il martello punta di lato, porti il braccio sinistro verso l'alto. Ardha Chandrasana. Espiri, mano sinistra a terra, ruoti il bacino di nuovo, piede sinistro, martello verso il basso, stacchi la mano destra, pari dritta, Ardha Chandrasana, quindi andiamo in torsione. Entrambe le gambe tese, se riesci attiva l'addome. Espira, mano destra a terra. E lentamente piede sinistro vicino al destro, Uttanasana. Inspira, torna su. Espira, braccia lungo il corpo. Resta un attimo, senti magari la differenza tra piede destro e piede sinistro. E porta il peso sul piede sinistro. Inspira su, le braccia e la gamba destra. Espira, gamba destra indietro, braccia indietro. Inspira, torna. Espira ancora indietro. Resta, respira qui. Espira lentamente, appoggia il piede destro indietro. E inspiri sulle braccia in affondo. E di nuovo, braccia lungo il corpo, espiri qui. Inspiri, ti dai la spinta, di nuovo, guerriero 3. Espiri, mano sinistra a terra, più avanti, più all'esterno rispetto al piede. Ruoti l'anca destra, stavolta il piede destro, martello rivolto verso destra, braccio destro verso l'alto. Bacino di nuovo, piede destro martello verso il basso, braccio sinistro verso l'alto. Espiri, mano sinistra a terra, lentamente piede destro vicino a sinistro, Uttanasana. Inspira, torna su in piedi. Espira, braccio lungo il corpo. Ancora respira un attimo, senti di nuovo il radicamento a terra dai piedi, senti se è cambiato rispetto all'inizio. E poi unisci gli alluci e tieni due o tre dita tra i talloni. Attiva bene l'addome e porta il coccige verso il basso. Inspira sulle braccia, espira Utkatasana, posizione della sedia. Sempre col coccige verso il basso, l'ombelico verso la colonna. Con un inspiro porti le mani al vento. Espiri, ruoti verso destra, gomito sinistro all'esterno del ginocchio destro. Premi la mano destra in basso in modo da avere le mani al centro del petto. Rimanda indietro il ginocchio sinistro. E poi guarda
guarda verso il basso. Se riesci, solleva il piede sinistro, lo mandi indietro, a fondo, in torsione. Espira entrambe le mani ai lati del piede destro e sciogliamo. Inspira, scivola in avanti, allunga la schiena in avanti. Espira, i glutei salgono verso l'alto mentre stendi la gamba destra, l'alluce rimane a terra. Inspira ancora. Espira, stendi, tieni la schiena allungata. Ancora, inspira. Espira. Ultimo, inspira. Espira, allunga. Inspira, ritorna in avanti, passo in avanti con il piede sinistro, espira Uttanasana, inspira, torna su in piedi, espira giù le braccia, unisci di nuovo i piedi se li hai staccati, sempre gli alluci si toccano, due dita tra i talloni, preparati, inspira sulle braccia, espira Utkatasana. Inspira mani al petto, espira ruota dall'altra parte, gomito destro all'esterno del ginocchio sinistro, premi la mano sinistra indietro in modo da portare le mani al centro del petto, rimanda indietro il ginocchio destro. Guarda in basso, concentrati, se riesci stacchi il piede destro, lo mandi indietro, a fondo. Inspiri, scivoli in avanti col bacino allunghi, espiri, stendi la gamba quanto riesci, ancora inspiri, espiri, inspiri, espiri, inspiri, espiri, inspiri, scivoli in avanti, fai un passo in avanti con il piede destro ed espiri Uttanasana. Inspiri, torni, espiri sulle braccia, resta ancora un attimo qui, ultima, di nuovo, ultime due in realtà. Cominciamo sul piede destro, sposta il peso sul piede destro. Mano destra magari potrà stare al fianco oppure la puoi aprire di lato per aiutarti con l'equilibrio. Solleva la gamba sinistra, ora puoi stare con la mano davanti al ginocchio, la gamba piegata. Se ci arrivi puoi prenderti l'alluce con l'indice medio e stendere la gamba in avanti anche, non del tutto, può anche rimanere un po' piegata. Se preferisci puoi usare una cinghia o qualcosa che ti aiuti. Trova quello che riesci e mettiti in posizione, stendi bene la gamba destra a terra, addome attivo, se riesci con un espiro apri anche la gamba sinistra verso sinistra, lo sguardo si sposterà un po' verso destra. Inspira, torna al centro e pieghi la gamba lentamente, riporti giù il piede sinistro, braccio lungo il corpo, Tadasana un attimo, ascolta di nuovo soprattutto i piedi, e poi sposta il peso sul piede sinistro. Lentamente sollevi la gamba destra, di nuovo mano davanti al ginocchio oppure ti vai a prendere la luce. La mano sinistra può stare al fianco, aprirsi di lato. Se riesci, quindi se ti prendi la luce, stendi la gamba in avanti quanto riesci. E respira, attiva bene la gamba sinistra, anche la destra. Con un espiro apri verso destra la gamba,
Lo sguardo si sposta verso sinistra. Inspiri, torni. E la gamba lentamente la riappoggi. Inspira, solleva sulle braccia, allungati. Espira, uttanasana. Poi piega le gambe e vai a sederti a terra. Gambe tese in avanti. Lasciamo uttanasana. Allunghiamo. Piede martello, inspira, allungati verso l'alto. Espira, ruota dal bacino, scendi. Prenditi i piedi se riesci, se non va bene il caviglio, puoi sempre usare una cinghia. Rilassati un attimo, quindi lascia un po' andare anche la posizione. Puoi piegare un po' le ginocchia. Inspira, lascia andare i piedi e srotola la schiena, riportati su. Incrocia le gambe oppure sediti in ginocchio con i glutei sui talloni. Schiena dritta, le mani sulle ginocchia in grembo. Chiudi gli occhi. Qualche respiro solo per concludere. Se preferisci puoi sempre sdraiarti in Shavasana e starci quanto vuoi. Grazie mille di aver praticato con me.